The Talk Show. Amici Life, un'altra puntata, cara Marta, oggi dedicata alla bellezza, il cinema, televisione, calendari. Suonano le trombe, facciamo entrare direttamente Nicolas, eccolo qua. Ciao Nicolas, come va? Tutto bene, grazie. Tanto complimenti, ho visto le foto tue, poi vediamo in regia che le fa passare anche, dove uscirai a marzo, mi sembra, sul calendario. A marzo c'è la copertina mia del calendario Wild Boys di Mattia Pagliarulo. Addirittura in copertina. Oddio, no, la copertina sarà per un'altra persona. Lasciamola a lui, esatto. L'interno. Quindi c'è la mia foto a marzo 2023. Comprerò a marzo allora. A marzo per notte prima, perché vanno a Ruba dopo, mi raccomando. Come complimenti, hai una bellezza, dicono, selvaggia, è vero? Grazie, ma abbastanza, dai, a volte sì, a volte no. A volte sì, a volte no, te ne pensi te? A essere selvaggio, a volte un sì, po' dipende, insomma, tranquillo. Per te Marta è selvaggio o quanto? Aggressivo, ragazzo. È aggressivo anche, madonna, è un po' pericoloso, i muscoli li ha, perché qui non si vedono, però io so che ha dei bei muscoli. Sono nascosti, quindi dietro le spine, anche le spine, tutto. Ma ho tutto, sì. Non sapere troppo, sì, è generale. E vuole sapere lei più di me. Bene, allora io direi di sederci, va bene? Sederti pure, anche te Marta, sediti. Ok. Bene, adesso vogliamo sapere tutto di te, veramente, perché io so, ci siamo un po' informati tramite Marta, che lei è quella che indaga poi un po' ovunque, so che hai fatto... Detective. Sì, è una detective, quindi hai fatto grandi cose. Tu dovevi sapere anche però il tuo inizio, come è avvenuto? Allora, io ho iniziato nel 2020... A parte che ho sempre avuto io passione per la moda, cinema e TV, ma nel 2020 ho fatto il primo book fotografico e da lì è partito tutto. Ho iniziato a spedire, inviare le foto a agenzie o ai casting. Mi hanno chiamato più persone a far casting e sono iniziati ad arrivare i primi lavori nel 2021-22. Quest'anno è stato un anno pieno di lavori, infatti sono felicissimo di tutto questo. E ho lavorato moltissimo, mille emozioni, tanti traguardi raggiunti e sono contento, insomma. Potremmo sapere i tuoi sogni nel cassetto? Allora, adesso mi sto muovendo per andare a studiare recitazione. Io sono attratto molto dal cinema, vorrei diventare un attore. Sappiamo che fra un po' a Netflix uscirà un tuo... È già uscito, uscirà in questo mese un film natalizio, ambientato nel Natale, insomma, dove ho fatto da comparsa in questo film, insomma, una piccola scena, niente di così eclatante, però è già un inizio per il cinema, per questo settore. Dire il nome, se si può, così. E allora, io il nome non lo sapevo, perché era tutto in privacy, non si poteva dire, insomma. E so solo che è ambientato a Chioggia, questo film, e parla di una ragazza che ha conosciuto un altro ragazzo e ha perso un bambino, ambientato a Chioggia, è un film natalizio. Il tuo ruolo qual era? Beh, io ho girato una scena con una ragazza dove c'era il cameriere, un protagonista, insomma, del film, che mi prendeva l'ordine e io ero lì che dicevo, insomma, cosa prendevo, cosa... Ma comunque nel film non parlavo, perché ovviamente da comparsa non potevo parlare. Ed ecco, insomma. Questo è stato il primo tuo grande approccio, che poi seguiranno sicuramente altri ancora. E poi tu di recente hai fatto anche un calendario, a parte che hai fatto anche il Mister Italia. Quest'anno ho fatto anche due concorsi, ho partecipato a Mister Italia, ho fatto due tappe che mi hanno aperto la porta della finale, che tra l'altro si farà a febbraio, mese prossimo, dove parteciperò. E poi ho partecipato anche a un evento di bellezza di Barbara Martini, Barbie Evans, dove ho vinto, e quindi sono contentissimo di aver vinto e di raffigurare questo concorso di bellezza di quest'anno, insomma, e niente. E quindi hai iniziato, sei giovane, sei giovanissimo, quindi hai iniziato alla grande, veramente. Un futuro davanti. Avanti, ce lo dice lei che è un avanguardista, guarda molto avanti, più di me anche. E poi tu hai fatto questo calendario, che è importante, ma è difficile fare un calendario così internazionale e riuscire a entrare all'interno. Come è avvenuto questo tuo inserimento? Allora, sono stato contattato da Mattia Pagliarulo, che mi ha proposto questo calendario, di posare come modello per questo calendario. Io all'inizio ero felicissimo, è stata un'esperienza bellissima che rifarai altre mille volte. E vedermi all'interno di un calendario, la mia foto, e dopo il successo che ha avuto questo calendario, insomma, le serate che abbiamo fatto e tutto,
è stato veramente bellissimo. Si definiscono una bellezza selvaggia, perché questa parte ti ho visto nella foto, sicuramente hai questo carisma proprio del selvaggio, nel senso benevolo, tengo. Perché ti definiscono così? Ma diciamo che io di mio sarei un po' selvaggio, piacciono le avventure un po' wild. C'è Marta qui che è molto interessata. Diciamo sì che io ho due lati, quello selvaggio e quello un po' più timido e che si tiene le cose per sé, insomma, un po' trattenuto, ecco. Beh, Marta, Marta si è incappata, è andata di traverso, come si suol dire, perché è affascinata. Beh, no, scusa anche la mia sede, continuano il regista qui a passarmi la sede, che dicono che devono essere più basso degli ospiti. Ecco, Marta, che secondo te è una bellezza selvaggia o timida in questo momento? Devo analizzare. Dai, un'ora di tempo per rispondere. Deve conoscermi. È ovvio, non posso giudicare un libro dalla copertina. Sì, in realtà lui ti ha mandato un messaggio: vieni a conoscermi e poi giudichi. Sei pronta? Cioè, sì, magari poi vi conoscete un po' meglio. Tanto lei non ha fidanzato, tu hai la fidanzata. E adesso non ce l'hai più. C'è una situazione, è complicata come situazione, però sì, è quasi. Una relazione sentimentale complicata. Complicata, sì. Diciamo, c'è e non c'è. C'è, dai. C'è. Per esserci c'è, però siccome che c'è qui anche Marta interessata, okay. Diciamo che è ancora in fase di ufficializzarla, ecco, non è una cosa ufficiale ancora. Beh, allora è in sortina. Diciamo che ci stiamo conoscendo bene, è una persona che mi trovo bene, quindi mantengo questo e proseguo con la conoscenza. Anche giusto, quindi Marta ha perso le speranze, niente, mi dispiace. Adesso è fidanzata anche lei, guarda, ho detto, da questo momento voglio essere fidanzato anch'io. Bene, senti, i tuoi progetti imminenti per il futuro quali sono? Beh, innanzitutto io sono elettricista e mantengo questo mio lavoro, non lo lascio per la moda e per il cinema fino ad ora. Quindi per ora do tutto su quello e spero di portarmi a crescere sempre di più. La moda, il cinema e la TV la tengo come hobby per ora e spero di portarla un domani come lavoro. Soprattutto il cinema, spererei di diventare un attore abbastanza importante e infatti quest'anno mi sto muovendo, mi sono già mosso l'anno scorso, ma quest'anno spero di iniziare a studiare per la recitazione e diventare attore. Io ti auguro il massimo che puoi ottenere e lo otterrai sicuramente se sei caparbio. Bene, manda un saluto e un messaggio a tutti i tuoi fan che ti seguono, che so che ne hai tanti, tantissimi, ma ne avrai ancora di più adesso. Speriamo di crescere quest'anno anche con i fans e con i follower su Instagram, perché sono un po' scarso, diciamo. Quindi speriamo di crescere anche lì. Vi saluto tutti, è stato un piacere parlare con voi. Piacere nostro, ma come fanno a contattarti? Beh, io sono Tescari Nicolas su Instagram, ho varie foto mie, qualche lavoro mio. Quest'anno farò il possibile per creare un contenuto un po' più bello ed efficiente per il social. Ed ecco, insomma. Bene, guarda, allora ti ringraziamo di essere partecipato qui al Talk Show, è stato un onore per noi e cioè, devi dire qualcos'altro? No, perché ogni tanto lei parla col pubblico, anche è normale per lei. Bene, io spero di averti ancora in trasmissione, magari con qualche vincita in più, magari a marzo, perché no, così ci presenti, presentiamo in anteprima il calendario qui. Sì, sì, perché ti vedo giù per terra. Sto a posto. La mia copertina qui ve la mostrerò a voi. Inserto, non copertina. Mario si arrabbia l'altro modello. Bene, la presenteremo qui e se Mattia lo consente davanti a tutti, va bene? Okay. Ti ringrazio ancora. Grazie a te, a presto.